Matteo Verdecchia vi dà benvenuto al W Euro. Si stanno per incontrare Ittica 3S e come va gara valevole per la finale dell'Europa League. Tutto o niente, il verdetto tra 50 minuti. È pronto Paesano? Paesano. Battuta in porta di Paesano e fa buona guardia sul primo palo. Scumaci e mette in calcio d'angolo. Chiusura difensiva che rischia di complicarsi la vita e alla fine c'è il vantaggio di come va con il colpo di testa da parte di Agostini che porta in vantaggio i suoi. Azione rocambolesca e alla fine Agostini con un colpo di testa che va a scavalcare Canini. Fucci, palla dentro alla ricerca della spizzata. Avanza palla al piede numero 5. Ancora Fucci, la stoppa col destro. Cerca uno scale, addirittura prova una conclusione in porta. Blocca senza problemi Anselmo, che vede il pallone partire e giungergli direttamente tra le braccia. Conclusione da parte di De Angelis, che non c'entra il bersaglio grosso. Comunque Canini sembrava essere sulla traiettoria del tiro. Fucci. Palmacci. Serio, di trovare una conclusione. Coglie di sorpresa Anselmo che respinge come può. Pronto Ranaldi. Va con il destro e c'è la rete dell'1-1. Beffa il portiere sul suo palo. Palla dentro. Calcio di punizione Ittica 3S sul punto di battuta Palmacci. Palmacci al sinistro. Palla bassa che passa in mezzo alla barriera. Bravo. Si gira molto bene Mampieri, ma ancora una volta Simone Canini è molto attento. Parte Ranaldi con il destro, respinge il tiro centrale Anselmo. Spezzaferro. Parte Spezzaferro sotto la traversa. De Angelis contro Simone Canini. Parte De Angelis e Canini para. Grandissima parata del portiere della squadra di casa che porta il titolo a casa grazie a questo grandissimo intervento.